Allora, spiega alle persone un po' di cose arretrate che sono rimaste indietro. Non so dove sono rimaste le persone. Che si è rotto il disco di Malamuri. Più un anno fa. Allora, partiamo dall'inizio. Eravamo partiti e volevamo fare tutte cose Con la stessa attrezzatura. con la stessa attrezzatura in Malamuri. E allora abbiamo pensato, perché invece non fare un salto di qualità, visto che stiamo andando avanti, perché non fare un salto di qualità? Intanto abbiamo deciso di prendere nuova attrezzatura. Abbiamo visto tutta l'attrezzatura, abbiamo visto quanto tutto ciò costava. E quindi cos'è cambiato rispetto a prima? Che adesso, se Dio vuole, abbiamo l'attrezzatura come Dio comanda e facciamo dei film professionali. Abbiamo una distribuzione, abbiamo una produzione con cui collaboriamo e basta. Questo Sì, ma non sei cambia. troppo vago. No, Il perché. pubblico ha fame di sapere. E allora, se avete fame di sapere, seguiteci su Maison dell'Art Instagram, dove metteremo tutto quello che faremo su 23ª Strada Film e su tutti i social network. Sì, ma io già li seguo queste pagine, ma non è che mettete granché. Perché adesso appena cominceremo a fare le cose, metteremo roba fresca di una settimana. Vedremo, vedremo. Grazie intanto e ciao. Ciao. Gabi, sono forse io. E poi dicono chi è. Chi è che rompe lo studio? Si è rotta proprio la lampadina di netto, si è spezzata. No, no, no. Il sensore è tutto fatto, pare si è spezzata la lampadina. Cioè, rompe lo studio e lo Sta poco, sporca manca anche. la presa, vediamo che qualcuno prende la corrente. Vediamo che danno è successo. Ma dov'è? Si è spezzata la Qual lampadina. è? Rabbi, sono forse io. Sì, quindi lui. Sì, quindi. Fai tipo che ti avvicini, lo guardi. Ma proprio dovrei girare. Certo. Ah, simpatico, forte, quanto costa? Lo prendo. Ciao Allora, ciao ragazzi. Carmelo. Ciao. Di cosa abbiamo deciso. E in che condizione l'abbiamo deciso? Cioè, tipo, racconta un po' tutto. Allora, siamo un po' malinconici oggi perché abbiamo deciso di abbandonare il nostro primo studio, la Maison dell'Art. In che condizioni l'abbiamo deciso? Praticamente stavamo pulendo per risollevare un po' questo posto. Abbiamo deciso, ma se invece ce ne andassimo? Abbiamo detto, minchia, andiamocene. E senza avere niente in mano già stiamo facendo gli scatoloni per andarci. Così, Quindi, un colpo di pazzia, vediamo dove ci porterà questo colpo. Cosa posso scrivere? Grandi? no, io sto facendo il diario di bordo. Che mi darai pure per il video del mese? Ma puoi vedere, ragazzi. Grandi novità. Mi vedete senza maglietta perché c'è stata una botta forte di acqua e mi ha bagnato tutta la maglietta e è ad asciugare. Comunque niente, praticamente dopo un po' di mesi, diciamo, di quasi inattività per via della burocrazia, adesso ci siamo trovati a pensare se valesse la pena continuare a stare qui dentro ristrutturando questo studio ancora una volta, oppure cambiare posto, per prendere un posto più grande, più conveniente dal punto di vista della situazione. Sicuramente è fa rumore, una cosa particolare, va, perché comunque qua dentro ci siamo stati 2015, 2016, 2017 e metà del 2018 e abbiamo fatto un sacco di cose belle, l'abbiamo ristrutturato tutto e quindi pensare di lasciarlo è una cosa a pare. Pensare di lasciarlo è una cosa abbastanza che ti lascia quella, come si può dire, malinconico, però ci stiamo rendendo conto, è in questo momento è una cosa necessaria.
perché dopo il grande passo che stiamo facendo dal punto di vista attrezzatura, dal punto di vista della produzione, del fatto che stiamo aprendo la società, abbiamo adesso delle esigenze un po' più grandi. E qui penso che abbiamo fatto il possibile, ce l'abbiamo sfruttato al massimo, e più di questo non si può fare. Certo, è un peccato lasciare questo posto, nel senso lo avremmo voluto sfruttare per altro, ma sono sicuro che sono sentimenti di, sai, quando ti sembra brutto mollare qualcosa che hai tenuto per un po', no? Tipo pure stesso magari cambiare macchina, magari se hai comprato una macchina nuova dici inizia sta macchina vecchia, eppure me la potrei tenere ancora un po' perché tipo mi può servire, però in realtà sai benissimo che con la macchina nuova poi vivrai in maniera migliore, no? Guiderai meglio e quant'altro. Quindi sono tutti sentimenti di essere affezionato al posto. E niente, penso che per adesso è tutto, vedremo. Sto facendo i pacchi. Adesso cominceremo a raccogliere tutte cose. Stai facendo i pacchi? Guarda che forte. Ma qua ci volevi vedere mai. Lo sto facendo io, se tu non ci pensi che vuoi. Ma fammelo pure a me. Te l'ho fatto pure a te. Ma se da un'ora che fai la stufa. Allora, fai la stufa. Sì. Però un'ora fa. È passata un'ora. Sì, un'ora. Minchia, meno male che devi prendere sta macchinetta, perché ti stai sballando tutto. Questo è un automa. Cosa è? Un po' scuroso in faccia. Non ci entra. Ok, quella è spanata. Poi? Non c'è l'inserto, non è giusto. Appunto. Che è la gran vita. E che subito la stacca. Ci mancasse. Ho perso un piede. Vuoi una mano? Ah, quello è mio di quando avevo lo studio a San Filippo. Ah. Che devo fare? Mi lascia? Sì, quelli miei, le cose mie sono. Ecco, qua dentro adesso. Prima c'è altre cose. Vale, sei divertentissimo. Vai, dillo. Ciao ragazzi, stiamo raccogliendo le ultime cose. Facciamo lo scatolo delle lampadine. Sì, le ultime cose, ancora siamo ad acqua. Questo video del mese ci sarà solo nello Cambria e parla. Ma come le mettiamo le lampadine invece? Cioè, come le sistemavamo le lampadine? Diario di bordo, in questi nuovi diari di bordo c'è solo Melo Cambria che ci dice. Ehi, ciao raga, ci troviamo qui a Santa Lucia dopo che abbiamo parlato con la il nostro collaboratore, la coproduzione appunto, e niente ragazzi, stiamo ancora aspettando la PEC ufficiale, ecco questo qua era. Dove si deve fare? Andiamo, siamo andati un'ora invece 2 ore e 40. Ma che non ci lassi, mi sarà 2 ore e 40.
mi incattavo un caffè. Da che binario parte? 3 3 5 e 13 3 Ma è il nostro, sta arrivando. Anche vedi quante fermate che fa. Ciao ragazzi, stiamo andando a Palermo per un corso con la Sicilia Film Commission. Come vedete, Mello è molto concentrato, è pronto a seguire la lezione. Vedete il controllore, vi faccio vedere cosa vuol dire fare il tiro di poppa. Guardate questa reflex che è enorme, secondo me anche si sentirà perché parlo piano, però vabbè. Avete notato la differenza di qualità tra intanto un calcio di rigore. Non ci sarà qualche mostro? Sembra un manichino in mezzo agli altri.